coltiviamo la carta. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video dedicato al killing, ma un killing bellissimo, ve l'avevo promesso nel video precedente, il video dove vi ho insegnato a fare 10 tipi di fiori diversi in killing, ve lo linko qui dove c'è lei col pallino. Oggi invece prendiamo quei fiorellini e li posizioniamo su delle piantine deliziose che io ho pensato come delle calamite, ma che poi voi potrete rivisitare anche come dei fantastici segnaposto, lo vedrete. Prima di passare al tutorial vi ricordo di seguirmi anche su Facebook, dove mando 3 video al giorno per ripassare il meraviglioso mondo creativo di Arte per te, e quindi 3 video più quello di YouTube, e in più vi aspetto anche su Instagram per tante novità. Sono sempre presente sia su Facebook che su Instagram, quindi un modo più veloce anche per essere in contatto. Vi ricordo anche che se volete aiutare Arte per te potete farlo tramite il pulsante PayPal che trovate sulla home page del canale. Se potete farlo e volete farlo vi ringrazio immensamente, se invece non potete farlo non ci fa assolutamente nulla, non vi preoccupate, non cambia niente, vi voglio bene lo stesso. Mi preme anche dire che tutto quello che è il ricavato delle vostre donazioni viene reinvestito per migliorie all'interno del canale, migliorie tecniche e pratiche. Bene ragazzi, adesso basta chiacchierare, è giunta l'ora di far sbocciare la creatività, e allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare le nostre piantine in killing. Ed ecco l'occorrente per fare i nostri vasetti fioriti calamita. E allora, l'occorrente innanzitutto della carta da ridurre in strisce. Ci servirà sicuramente il marrone, il verde e i colori che sceglierete per i vostri fiori. Io utilizzo questa carta da killing che ho trovato in un set della Lidl, ce l'ho in diverse misure, vedete, viene venduta già tagliata in matassine più o meno grandi, vi metto il link qui giù in info box di tutti i materiali già pretagliati se vi interessa il killing come tecnica. Se invece è una cosa che fate sporadicamente, vi consiglio di tagliarvi da voi la carta semplicemente da dei fogli colorati. Le colle, ci servirà una colla, una Vinavil o un attaccatutto e la pistola a caldo con relative stecche, un tagliabalza, un righello. Se lo avete, un crea cerchietti. Allora, queste sono delle formine all'interno delle quali si vanno a mettere le formine in killing per farle tutte della stessa grandezza. Se non l'avete, poco importa, ve lo potete ricavare da voi creandovi dei cerchietti di carta all'interno dei quali misurare le vostre foglioline. Fatevi dei cerchietti a differenti diametri in modo tale che quando vorrete creare delle cose di una misura inserirete il rotolino di carta all'interno della misura e saranno tutte uguali. E poi delle calamite più o meno piccole, perché serviranno per fare appunto delle cosine piccoline. Io ho anche il ferro per arricciare le carte da killing. Questo è, non è altro che un bulino con una fessura all'interno della quale si inserisce la cartina e vedete il rotolino viene avvolto con estrema facilità. Anche di questo, se volete i riferimenti, ve li lascio in info box. Iniziamo subitissimo. Creiamo delle striscette di carta marrone. La lunghezza non è importante perché le striscette possono essere congiunte via via che il lavoro va avanti. Più lunghe le farete, meno ne dovrete congiungere. Cominciamo tagliando delle striscette da una carta marrone che siano larghe mezzo centimetro. Quindi tagliamo anche le striscioline verdi. Prendiamo adesso della carta gialla e tagliamo delle strisce da un centimetro. Dopo aver praticato il taglio e quindi aver diviso le striscioline, su ogni striscia segniamo il centro in lunghezza con un bulino. Vi faccio vedere, prendo il centro, quindi prendo il mezzo centimetro e passo col bulino così, ok, in modo che sia evidente qual è il centro della carta. Faccio la stessa cosa anche con delle strisce rosse. Voilà.
Le altre strisce di carta colorata del colore dei fiori che preferisco invece le farò direttamente tutte da mezzo centimetro, quindi sfrutterò queste che ho già tagliato. Ok, iniziamo ad assemblare. Io utilizzerò il mio ferretto e comincerò ad arrotolare dei rollini di carta marrone. Alla fine del rollino unisco i lembi con un micropunto di colla. Quindi puntino di colla e aggancio un altro pezzettino di carta e continuo a girare la mia rotellina. Mi fermerò quando avrò una rotella del diametro di circa 2 centimetri. Ok, fatta la prima rotellina, sganciamola e mettiamola da parte. Facciamone una per quanti vasetti vogliamo creare. Benissimo, adesso prendiamo due striscioline verdi e le unisco tra loro e le arrotolo senza fissarne la fine. Cosa faccio? Le tiro fuori dal ferretto e le inserisco all'interno del cerchietto, facciamo da 2,5 centimetri, facendo in modo che non escano da qui. Con un puntino di colla unisco la parte finale a 2,5 centimetri, in modo che non si sposti più da questa grandezza, e faccio srotolare liberamente all'interno la mia carta, così. Adesso decido l'andamento, quindi tiro giù il centro e schiaccio, creando questa forma allungatissima, così. Ok? Ora ne faccio un paio un po' più corti di questo. Lo faccio srotolare all'interno del cerchietto da 1,7 cm. Per questi movimenti della carta, che non è necessario siano precisissimi, non c'è bisogno di farlo srotolare per forza all'interno dei cerchietti. Potete aprirli, lasciarli srotolare liberamente, quindi agganciarli lì dove pensate sia opportuno agganciarli e crearvi la vostra formina. Mettiamo da parte queste foglioline e prendiamo adesso una striscetta marrone di cui sfrangerò tutta la parte sommitale leggermente. Comincio ad avvolgere la parte che non ho sfrangiato e adesso chiudo. Alla fine, solo alla fine, spingiamo all'indentro la parte non sfrangiata e apriamo leggermente con la punta, con una punta che può essere anche uno stuzzicadenti, la parte un po' sfrangiatina, movimentiamola un po' e mettiamola da parte. A questo punto prendiamo, vi ricordate le carte gialle che vi ho fatto piegare da 1 centimetro, che vi ho fatto piegare in mezzo? Bene, tagliamo sfrangiando. Allora, io ne sovrappongo due per fare prima, dopodiché taglio sfrangiando fino alla piega. Prendiamo il primo, mettiamo un puntino di colla e arrotoliamo per due giri questa carta attorno al rotolino. Uno, e due. Fatti i due giri, tagliamo l'eccesso che conserveremo
per un fiore successivo e chiudiamo. Dopo aver chiuso, piano piano apriamo il nostro girasole. Voilà, non è bellissimo? E allora mettiamolo da parte e facciamone almeno 3-4. Prendiamo adesso uno dei rotolini marroni. Ok, adesso qui abbiamo tutti i pezzi della nostra pianta. La prima sarà una piantina di girasole. Prendiamo il nostro primo cerchietto e creiamo da esso un vasetto. Come facciamo? Lo allunghiamo, lo appiattiamo sul fondo. Direi che è carino, direi che è abbastanza carino. Ora, per farlo stare fermo senza bruciarvi, mi raccomando, prendete la pistola per colla a caldo, spremete dentro un po' di colla. Quindi iniziamo ad immettere le componenti del nostro vasetto, quindi una foglia. Quando la colla è ancora calda, movimentate le vostre foglioline affinché abbiano un bell'aspetto. Solo a questo punto prendete i girasoli, mettete un punto di colla sul retro, sempre attenti a non bruciarvi, attaccateli lì dove volete che siano. Ora ve lo faccio vedere e voilà! Adesso la faccio asciugare, nel frattempo ne facciamo un'altra. E poi, una volta che abbiamo imparato a fare i vasetti, prepariamoli tutti in modo da averli pronti quando dovremo inserire le nostre differenti piantine. Io sono siciliana, quindi le pale di fico d'India, quindi verde, arrotolo due striscioline di carta, faccio una striscia da 50 cm circa, dischetto da 2,2 cm, inserisco all'interno e faccio in modo di agganciare l'estremità. Adesso, fatto questo, tiro in basso e schiaccio solo la parte inferiore. Mi raccomando, lasciate a cupolina la parte superiore, così. Voilà! Bene, adesso fate tante pale un po' più piccole. Abbiamo questo, facciamo adesso i fiorellini. Sfrangio un listello da 1 cm di carta viola, un po' di carta gialla, quella stessa del girasole, ma abbasso leggermente le frangine, semplicemente tagliandole. Arrotolo prima il giallo. I fiori sono abbastanza piccoli, quindi non mi servirà tutta la lunghezza, basteranno 1-8 cm. Con un punto di colla faccio aderire il fucsia, il violetto, io non ho il fucsia, se avete un fucsia è meglio. Faccio fare appena anche qui 2 giri, punto di colla e tiro fuori. Voilà! Facciamo un paio di questi fiorellini. E per la piantina di cactus ci servirà di sfrangiare un po' di carta marroncina e anche un po' di carta nera per ricoprire il vasetto. Ora vi spiego. Mettiamoci dentro della colla a caldo, così. Quindi inseriamo la prima pala, così. Voilà, bella dritta. Adesso prendiamo le due più grandine, e adagiamole. Voi componete le foglie come meglio credete. Taglio leggermente
il fiorellino sul retro perché deve essere un po' piccino, lo schiaccio, lo apro così e sull'estremità metto la colla. E la inserisco e lascio asciugare tranquillamente la mia piantina di cactus. Ma non è bellissimo la mia pala di fico d'India? Bene, la lascio asciugare in modo che non perda la forma. Vi avevo detto dei pallini di carta bagnate con della colla a caldo e versate dentro la carta a simulare il terriccio. E voilà, realistica, no? Facciamo un'altra piantina creando le nostre foglie. Questa volta striscioline da 1 che piego bene. Non mi interessa la misura, quindi le lascio andare dopo averle piegate libere sul piano da lavoro. Punto di colla. Mazzi, le apro un bel po' e le appiccico qui sotto. Faccio anche delle foglioline più piccole, magari di un altro colore, di un'altra tonalità di verde. A questo punto, come prima, chiudiamo le foglie. Prendo la carta rossa che vi avevo fatto piegare a metà e la sfrangio tutta. Dopo aver arrotolato tutto, lo apro semplicemente e avremo una sorta di garofanino. Dai, faccio anche dei boccioletti, un po' di carta, fateli lunghi quanto desiderate, tirate via. Allarghiamo poco poco e fissiamo. Voilà. Ok, prendiamo il vasetto con la colla a caldo. Attenti a non bruciarvi, mi raccomando. Inseriamo il più alto dietro, così. Fatta la composizione con il fogliame, che già la piantina è un amore anche così, voglio dire, sembra un agave, mettiamo i fiorellini e vado appiccicandoli dove più mi piace, quindi uno qui e qualche bocciolino. Per fare il bocciolo io spingo in dentro un po', punto di colla sulle rondelline che avevamo creato, una, voilà, e anche la terza piantina è pronta. Adesso, prese le nostre tre piantine, prendiamo le tre calamite, punto di colla sul retro, appiccichiamole, una. Potete utilizzarle in due modi. Io le ho pensate come delle calamite, ma con un bastoncino ed un nome diventano un bellissimo segnaposto per le tavole estive. Decidete voi qual è la finalità che più si addice alle vostre esigenze. E me le metto così se non le vedete. E divertitevi a creare 200.000 tipi di piantine diverse. Ora vi faccio vedere il girasole. Lo dico, non è troppo carino? I fichi d'India e i garofanini. Ora li ripulisco dai filamenti di colla a caldo e noi ci vediamo subito dopo le foto. Ciao!
sono belle, non me lo merito proprio un pollice in su e una condivisione sulla vostra pagina Facebook? Dai, dai, schiaccia quel tasto. E allora, grazie se lo farai, grazie se il video vi è piaciuto. Vi ricordo di attivare la campanella per non perdervi neanche un video di Arte per Te, perché spesso mi dite: non mi arrivano le notifiche. Hai attivato la campanella? Attiva la campanella e la tua vita con Arte per Te sarà più bella. E allora, prima di degenerare, non mi rimane che salutarvi, mandarvi un grande bacio. Mi stupisco io stessa della mia idiozia, ma che cosa volete? Sarà un po' il caldo, un po' le vacanze, oggi va così. Ci rivediamo sempre qui lo stesso, per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!